rarichedu passato. Rarichedu passato come nasce? Nasce in riva al mare, così per caso. Io e Francesca ci siamo incontrati un giorno per caso in spiaggia a Trappeto, non sapevamo di avere la casa una accanto all'altra. Io andavo al mare di pomeriggio, lei di mattina, e non ci incontravamo mai. Poi un bel giorno ci siamo incontrati e quindi ci siamo messi a parlare del suo libro, Non farti rubare i tuoi diritti, quello che ha pubblicato nel 2007, che per me è una grande opera. Parlavamo ogni giorno nel periodo di ferie sempre di questo libro, finché non parlavamo di dieta potevamo parlare all'infinito e niente. E poi così lei mi ha fatto leggere alcune delle sue poesie, abbiamo deciso di pubblicare questo libro. Infatti la foto che c'è all'interno della foto di copertina è proprio la spiaggia dove ci siamo incontrati. Sì, ma qual è la poesia che ha dato il titolo? Io ho scritto per lei una poesia, Rarichedu passato, che sono stato ispirato da quel libro, sempre Non farti rubare i tuoi diritti, e poi abbiamo deciso di pubblicare questo libro assieme. E niente, questo tutto. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Drepani, la prefazione è stata curata dal poeta torinese Calogero Sorce. È un libro che raccoglie la tradizione siciliana, affrontiamo dei temi come i mali del secolo, la mafia, il cancro, il vizio del gioco, il femminicidio, i bambini maltrattati, tante cose, la religione. Ci sono all'interno una quarantina di poesie, sia in lingua dialettale che in lingua italiana. E adesso accendiamo il riflettore su Francesca Corriere. Benissimo, intanto grazie Michele per l'iniziativa, l'ha fatto un plauso a questa iniziativa, perché purtroppo occorre dare una spallata alla cultura. Io sono contenta, il Presidente del Consiglio lo vedo sempre, che stasera c'è l'assessore Provenzano, perché la loro presenza dà la contezza dell'interesse che mostra l'amministrazione nei confronti della cultura. Comunque devo fare una notazione in positivo nei confronti del sindaco di Partinico. Tu hai citato nella biografia il riconoscimento di Catania come giornalista 2014 con il libro Non farti rubare i tuoi diritti. Bene, il sindaco di Partinico è venuto a Catania in un giorno di caldo afoso, 4 ore all'andata di strada e 4 ore al ritorno, per stare vicino a una sua concittadina, che tra l'altro io sono stata pure adottata, io sono una castelbonese puro sangue, lo dico e lo dico con grande orgoglio, anche se dico che a Partinico ci sto bene, ormai è da 36 anni che abito a Partinico. Comunque il riconoscimento va dato al sindaco, questa dotazione positiva che ha avuto anche il plauso del vice sindaco di Castiglione, perché si era appena detto, prima che venisse il sindaco di Partinico, che le istituzioni non sono sensibili alla cultura. Quando mi hanno chiamato a premiarmi è stato proprio il vice sindaco di Castiglione, il sindaco di Partinico, ho detto bene, se il sindaco è qua in un giorno di caldo, venuto da solo con la sua macchina, dico bisogna sfatare anche questo mito in negativo che le istituzioni non sono sensibili alla cultura. Quindi dico questo, va questo merito al sindaco di Partinico e all'amministrazione, mi auguro che continui questo interesse. Bene, adesso basta perché poi vi montate troppo. Allora, la mia passione di scrivere com'è nata? Intanto questa è la mia prima opera, Non farti rubare i tuoi diritti, come nasce? A un certo punto della mia vita, non ero, di solito si scrive un'autobiografia, dice l'avvocato Buscemi, quando tu hai raggiunto 90 anni, 80 anni, eccetera. Invece, bravo per quello che hai detto, necessità di fare cultura, l'ho appuntato. La poesia si intitola Sono qua nonna, una tomba, una croce, una foto posta tra i fiori che non appassiscono,
e tu col cuore in gola e lo sguardo fisso, alla ricerca di un gioioso passato, un fil di voce. Riesci solo a pronunciare poche parole. Sono qua, nonna. Lei risponde alle tue emozioni. Dalla foto ti guarda, ti sorride, come per dire grazie Marina, grazie piccola mia. Ti abbandoni al suo ricordo, ti lasci cullare dalle sue parole, senti ancora il bacio della buonanotte e rivedi il suo viso triste quando ti allontanavi da lei. Un anno è passato e tu sali le scale della piccola casa in via Arcomonte. Tutto è cambiato, il colore del pavimento, delle pareti, le porte tinte col tuo colore preferito, il verde antico. Il nuovo prospetto ti dà l'evidenza del cambiamento. Tutto sa di nuovo. Hai voglia di piangere, ma resti immobile. Dai tuoi occhi non scende una lacrima. Ti guardi attorno e una riflessione ti prende. Anche tu indossi un vestito nuovo, cucito a misura. Porta i colori della speranza, delle ambizioni, della libertà, del tuo essere donna. Sono qua, nonna, pronta a correre. Adesso sono io. Questa è la prima poesia che io ho voluto dedicare a mia figlia. Chi non è legata alla nonna? Penso un po' tutti. Io ero legatissima a mia nonna. Per me era una seconda mamma. Invece l'altra poesia che voglio dedicare all'istituzione di Partinico, sì, una dedica sì alle istituzioni, perché come hai detto tu e come ho confermato io, sono stata adottata. Adesso io mi sento una partinicese e ho scritto una poesia. Su Francesco Guilleggi. Io prima di recitare la poesia Rarichi tu passato, ne voglio recitare un'altra che si intitola Giornalisti, dedicata a tutti i giornalisti, in particolare a quel giornalista americano che è stato decapitato, non so, non ricordo il nome. Giornalisti. Femmine e mascole che corrono da mattina a sera, non si fermano per niente, attraversano oceano e mare lontano e combattono senza stancarsi con tanta gente. Spesso vengono insultate, denunziate, ricevono pure legnate, e l'amore di travagliare vengono pure ammazzate. Eppure sono padre e madre di famiglia, sti giornalisti, che nascono di dintra per guadagnare un pezzo di pane, che rischiano la vita per una miseria di stipendio, che si ammazzoliano tutte le giorni per diffondere cultura e legalità, e che si mettono contro le prepotenti, che le notizie dette vogliono censurare e la libertà di parola vogliono limitare. I giornalisti vanno rispettati, i giornalisti non vanno maltrattati, ed sono la voce della coscienza, ed sono palombe bianche che portano dall'aria favole e sogni, ed sono la memoria della nostra mente, ed sono la storia di ogni governo e dell'immortale brava gente. Grazie a nome di tutti i giornalisti. Intanto, mentre aspettiamo te, vorrei porgere un saluto a tutti gli scrittori che sono presenti alla platea, a tutti i poeti, e inoltre a due amici che io ho portato qua oggi, affinché si ricordano di questa bella location. Sono due amici milanesi, Attilio e Lina. Grazie per essere qua. Ok. Allora. Allora, intanto che suona l'altro quarto, qui all'angolo, non so se ci avete fatto caso, c'è un tavolino piccolo, quello è in realtà utilizzabile qualora ci fossero dei bambini e così via, è l'angolo futuri autori. Ci è stato offerto dalla libreria Leggere, ci sono a disposizione i fogli di carta, i colori, possono tranquillamente mettersi lì, colorare, disegnare e fare quello che vogliono. Allora, facciamo un applauso. Bravo. Rarichi tu passato, a Francesca Corriere. Ti talio assettata in questa spiaggia dal lato a mia, e mentre parre con l'occhio brille, e
la voce alterata, vicina a due mani che smuove le tue ricordi di una vita, volesse cancellare dal tuo cuore la nostalgia, che da tanto tempo alla tua arma fa compagnia. M'emoziona e viene di piangere quando penso alla tua storia, ammucciata dentro una corazza di femmina forte e allegra, che mi fa pensare a un peredarbolo che cresce senza arrare che tu passato, d'un terreno fertile chino di frutte e di fiori chini di ciauro, che ti dona un amore e contentezza dal presente, ma per lo passato doloroso non può fare niente. Rari che tutti chiamano famiglia, pace, madre, soro, sempre vive dalle torre corde, sono i fischi delle giardine del passato, con chiude tra chi più bello dallo Signore. Come tu parli a tua nonna ci diceva, quando correndo colorata a nido, a fede ci paria capertia, basava lo cielo e ringraziava lo Signore, per averti mandato un raggio di luce chiamato Vicenza. Non sono più sola a ripetere continuamente, me sono, mi inchi lo cuore d'allegria e mi allucia la mente. Quanta contentezza qui da voglio passare, quanti segreti ci voglio contare. Ma la speranza in tal cielo per volare, non c'erano più compleanni e feste di Natale, cure lunghe dalle corridure di spedale che ti facevano passare pure a voglia di parlare, ma mai di pregare. È sempre di sperare. È come se può ascoltare la canzone di tuo padre, lo sorriso fresco di tua madre e le capite logne che ti sentivi pettinare di da grande nonna che ti stava sempre al lato e non ti voleva lassare. Ora si cà, ravanza sto poeta a contare, sta bella storia del passato che ne fa tutta emozionare. Un film bianco e nero, pieno di voce e di facce, che ne fa riflettere e pensare. E qualche lacrima del rimpianto, dallo vento e dallo sole, ne fa asciugare. Francia, sta poesia che nasce in tasti scogli, questo mare calmo e trappito, è per te, cara amica mia. Grazie. Siamo tutti qua, presenti in questa manifestazione donne si runano curune, meraglie e decorazione. Eppure, come Dio di mia può capire cosa due giorni succede io, che non capettero le mie occhie, mai a nudo lo voglio augurare. E per tanti anni in vano, io ho cercato di scordare. Era curcato e fuori che via, quando le fasciste da mattina trasero dentro la nostra casa e ne arrestarono e ne portarono via. Non ti scantare, figlio mio, mia madre ripetia. Dammi una vasata, mio padre con le lacrime all'occhio mi dicia, mentre al mucciune soldi in sacchette mi mettia. Addio, figlio mio, chi se subettia? Le soldate dicevano che lo nostro sangue non era puro, forse per colpa di mia madre che non era italiana, o per colpa di mio padre che si maritava una femmina ebrea. Le soldate mi trattavano quei pere, pure un nome me levaro. E con una serie di numeri mi chiamarono. Dentro il recinto come un armalo mi chiuera. Avevo 10 anni quando vitte mia madre per l'ultima volta. Vitte morire a me frate fucilato perché voleva scappare. E tante piccerite dentro il recinto. Insemmola con mia che chiangiano in silenzio, con gli occhi spaventati e lo fisico sicco. Quando le soldate di sera si allontanavano, noi nei carelli uno vicino all'avo ce ne curcavamo. Ma rezze di freddo e petitto che non passavano. Ne addormisciamo sperando che l'inferno poteva passare, alla nostra casa volevamo tornare. Ma qualcuno dite, agghiacciate come un legno secco, la mattina non veniamo a rispecchiare. Fu a così, da quando vide lo carro chino di piccerette morte ci pensava. E da una votata d'occhio morto mi fingive. Dentro un fosso con la voce corpo, mi caro, per qualche secondo fermo e zitto io a restare. E quando silenzio sentive, mezzo occupato di sottoterra nisceva. Quante piccerette vitte ammazzare, quanto fumo nevoro vitte spagliare, come lo burro le vitte squagliare, colpevole solo di essere ebrei italiane. Per una settimana di seguito mi ammucciava, e una famiglia nuova, poi chi la trovava. Ora sono qua, assettato a tagliare queste cristiane oneste, che a memoria e chianto del passato mi fanno ricordare. E le crimine di sto maledetto fascismo non mi fanno scordare.
Allora, grazie a Francesco Billeci, grazie a Francesca Corrieri, potete continuare a parlare con loro naturalmente nel corner, nella postazione. Intanto anche a voi io consegno questo nostro attestato. Me lo porto da...